Carissimi amici, bentornati in un nuovo episodio del Fan Showdown. Per chi fosse nuovo di questa serie, in poche parole, utilizzo nelle varie tier di Showdown i team che mi passate voi. Quindi se mi passate un team nei commenti, con rispettiva tier dove volete che lo usi, magari una piccola descrizione che non è necessaria, la userò nella corrispettiva tier facendo piccole modifiche per adattarlo al mio stile di gioco. Oggi ho preso un team che mi ha messo LL Games nei commenti del primo episodio della Fan Showdown, che mi è interessato semplicemente perché è un rain team con Mega Swampert, che ho sempre voluto un po' provare, diciamo. Comunque vediamo subito come consiste questo set, questo team. Cioè abbiamo un Polydead, più che altro un tank con ipnosi per mettere la pioggia, un Lee H. Oswald, che è femmina, perché Oswald mi fa ricordare anche Lara Oswald e quindi è femmina, che ha il set Bastardello con Scope Lens, Focus Energy e Sniper, che potenzia le mosse critiche del 50%. Tuttavia, se io lo voglio usare in un rain team, preferisco averlo con Swift Swim, perché così arriva a 412 di velocità. Anzi, darei anche un po' più di velocità, perché c'è Mega Sceptile che dovrebbe averne 436. Quindi arrivando a 219 dovrebbe superare anche Mega Sceptile. Non penso di sbagliare, penso di aver fatto bene i calcoli, quindi sì, così con un Draco Meteor stabbato, tutte cose, fa danni grandissimi. Poi abbiamo il nostro, quello di LL Games, il nostro Toxicroak, cioè suo, che si chiama Altair, riferimento ad Assassin's Creed probabilmente, con Black Sludge, Dry Skin, per recuperare vita, e poi un, diciamo, uno sweeper, con assorbi pugno, pugno scarica, terremoto e gelo pugno. E poi abbiamo Iron Fist, un Ferrothorn che mi è piaciuto a prima vista semplicemente perché è una versione sì un po' tankosa, ma soprattutto offensiva, con l'Elvito Roccia, ma allo stesso tempo Gyro Ball, Knock Off e Power Whip. Tuttavia, non mi piace questo 128 in HP, perciò metteremo 128 in difesa, potenzieremo gli HP e potenzieremo l'attacco. Anzi, guardate, io lo farei proprio come lo usavo io in VGC, così proprio. Anzi, le vito roccia non so se sono fondamentali, ma comunque danni, grandi danni. Poi abbiamo Jupiter, il Tundurus con provocazione, Nasty Plot, intro forse fuoco e tuono, veloce, con zero in attacco. Ringrazio questo ragazzo perché si è ricordato di mettere lo zero in attacco ai Pokémon che non usano appunto l'attacco. Io la gente che mette lo zero in attacco la amo perché è brava, in poche parole. Poi abbiamo un bel Swampert Mega. Come al solito, io faccio in modo, in ogni caso, di superare i almeno quelli con 405 di velocità, come Mega Manectric. Quindi per superare quelli con 405 cerco di arrivare almeno a 203 di velocità, 204 per essere generosi. Quindi gli mettiamo 204 velocità a questo Mega Axoti. Oh, scusate, si è aperto. Allora, quindi questo è il nostro team leggermente modificato. Abbiamo tre Pokémon tipo acqua, abbiamo la resistenza all'erba. Quindi sì, abbastanza equilibrato come team. Quindi direi subito di andarlo a provare in Overuse the Suspect Test, in cui ho già un minimo di ladder, quindi penso di trovare avversari non estremamente incapaci, detto proprio palesemente. Allora, Swampert, il set mi sono dimenticato di vederlo, sì, a Martel Pugno, che ci sarà utilissimo contro quel Ferrothorn. È stato davvero sfortunato incontrare un Ferrothorn con un rain team, è davvero sfortunato. Allora, iniziamo con il nostro Polytead per mettere la pioggia. Lui inizia con Tundurus, andrà molto probabilmente di tuono. Noi possiamo andare su Swampert, che è da mega voluto, diciamo, incassa i suoi colpi e in ogni caso è ottimo perché riesce, è anche immune alla tua onda. Eccolo là, fulmine immune. Ora molto probabilmente andrà sul suo difensore fisico, che è Ferrothorn. E con Ferrothorn in campo davanti, io voglio andare di Martel Pugno, però no, lui va di sostituto. Quindi Martel Pugno che missa, ed è una bruttissima cosa. Adesso però dovremo andare di Waterfall. Se ci fossimo andati prima avremmo avuto un grande guadagno, però come al solito io sono stupido e diciamo non predicto questi, come si chiamano, questi sostituti. Adesso lui non se lo prende un cascata, andrà adesso su Ferrothorn. Però vogliamo davvero predictare? Sì, vogliamo davvero predictare, altrimenti cioè abbiamo, allora la consolazione, allora dato che questo o è estremamente forte o è estremamente stupido, io opterei per l'estremamente stupido se adesso continua ad attaccarmi. Dovrei incassarlo un colpo, spero. Thunderbolt immune. Sì, è estremamente stupido. Allora, colpito con cascata, buttiamo giù con Kedur, però ci ha levato tanta vita.
promemoria a Mist di non overpredictare più se non sei verso la fine della partita. Però mo mi impongo una regola per la Fan Showdown: io non overpredicto fino al 15° turno, proprio così, regola. Regola di base. Ora, ti manderò in campo, io mi aspetto molto con Keldur. Per sparare un pugno rapido. Oppure Heracross lo sfidiamo? Abbiamo, siamo a 300 prima di velocità, quindi sì, lo sfidiamo. Meno che non sia scarfato. Ah, allora, anche con il meno di velocità lo sfidiamo. Di questo sono sicuro. È una cascata, non se la prende con allegria. 76, pensavo di più onestamente. Vabbè, ci prendiamo i danni che ci meritiamo per essere stati distratti. Allora, mandiamo in campo Tundurus. Semplicemente perché Tundurus può fare un Thunder. Se non overpredicto, l'ho già detto. Tuono ignorante. Si passa un Gliscor, poi andiamo dentro forza ghiaccio. Perché anche se manda Blissey, noi possiamo approfittarne per mettere la pioggia e provare a paralizzarla, anche se è alterna cura, quindi non è estremamente fondamentale paralizzarla, diciamo. No, ha forfettato, vabbè. Va bene, questi avversari che forfettano. Cerchiamo un'altra lotta senza overpredictare. Have fun. Allora, leader palese è il suo Rotom. Con un Rotom che è un leader palese, noi possiamo iniziare con Clara Oswald. No, iniziamo con Polydent in ogni caso. Se va di Bolt Switch, no, va di Etran, quindi sì. Bel vantaggio in questo momento. Pioggia e un idropompa che si abbatterà sulla sua squadra. Oppure un'ipnosi che si abbatterà sulla sua squadra, dato che molto probabilmente succederà su Rotom. Non penso di voglia prendere un idropompa così. E con Rotom addormentato. Sì, vabbè, ma missiamo perché. Allora, l'ho detto e continuo a non farlo. Non devo overpredictare. Non devo overpredictare. E ancora lo manda Rotom. Idropompa, 46% di danni, boom. Ora andrà molto probabilmente di Volt Switch. Volt Switch potrebbe essere un problema, perché può scottarci Swampert. Perciò mandiamo in campo Ferrothorn, che diciamo è l'unico che può incassare Volt Switch, che magari metta nelle vitroccia. Va di idropompa, potenziata a sua volta. Adesso il problema è, io lo butto giù con un Power Whip, anche se ci scotta. Quindi mettiamo le rocce. Ci sono utili le rocce? No, non ci sono utili le rocce. Power Whip, anche se probabilmente la misseremo. Will-O-Wisp. Power Whip colpito. 57. Vicinissimi. Ora possiamo fare un bel knock-off, ora che ci penso. Sì, per chiunque entri in campo, probabilmente Heatran. Anzi, se entra Heatran. No, David Roche, entrerà Heatran. Ne sono sicuro. Cancello e rifaccio perché c'è sempre il problema che non te le legge quando fai. Eccolo là, Heatran o Gengar? Se entra Gengar mi vengo. No, Heatran, appunto. Allora, Ferrothorn diciamo che ha fatto più o meno il suo lavoro. In ogni caso facciamo un knock-off su quell'Heatran, nel caso predictasse qualcos'altro. L'abbiamo usato male, ma principalmente perché non sono ancora abituato a questo team. Eccolo là. Quanti turni rimangono in pioggia? Allora, noi dovremmo auspidarlo con... No, non lo auspidiamo. 174, più il 10%, 17. No, dobbiamo arrivare a 200 di velocità per superare gli Etran sotto la pioggia. Comunque, abbiamo Kingdra che ha già il suo bellissimo, come si chiama, bonus. Quindi possiamo andare di Surf ignorante perché nessuno lo regge. Sperando anche di fare qualche crit. Non uso Focus Energy perché ho sempre paura del Roar, di quelle mosse bastardelle che hanno gli Etran. Allora, Rotom entra in campo, un momento. Rieccomi, scusate, c'è mia nonna che chiama in continuazione. Un bel Drago Meteor. Anche se probabilmente potremmo, diciamo, predictare. Eccolo là, niente critico. E va di tanta spada. Adesso il problema è, non c'è più la pioggia. Però possiamo mandare Poison a rimetterla. Anche se probabilmente farà assorbi pugno. Eccolo là. Ora, caro mio Wally, cosa possiamo fare per fermarti? Swampert non è ancora mega voluto. Per Kingdra dobbiamo sperare in un crit. Per Jupiter possiamo farti un tuono ignorante. Tanto ti ospidiamo di poco. Allora, tuono, sperando che non abbia Shadow Sneak, perché in quel caso sweep.
Bruce Wayne più, più totale. Tuono fa l'80%, non lo paralizza. E lui messa la sua Zen Headbutt, quindi sì. Adesso probabilmente andrà su Garchomp per incassare il tuono. Perciò non rischiamo e andiamo di introforza ghiaccio, nel caso fosse un Garchomp scarpato particolare. Quel Miss Zen Headbutt è stato utile. Eccolo là il Garchomp scarpato molto probabilmente. 82%. Come ha fatto a prendere così poco? Ah, la South Vest. Garchomp Assault Vest. Approvo. Mista approva. Approva completamente. Che... quanti Pokémon frega quel coso l'Assault Vest? Quanti frega? Vabbè, un altro tuono ignorante su Casper, dato che non c'ho sfida. Non c'ho sfida mai. Va giù. Altri tre turni di pioggia. Io avrei mandato il capo subito a Dietran, che era quello che incassava meglio, diciamo. Cosa farai? Silvia. Non switch perché tanto con le levitrocce in campo sarebbe un problema. Però, sì, Thunder. 49, paralizzato, Parahax. Eccolo là, Parahax. Ormai non vale più la pena switchare, però il mio problema è che con Galen c'ho spirito, dobbiamo provare a buttarlo giù con Swampert. Soltanto del fatto che abbia così poca vita. Non vuole fare un desiderio. No, vai, diciamo, non vuole fare un desiderio per passare su Gallade, vero? Ora, Mega Axolotl. Cosa possiamo fare? Un cascata. Perché mo che Mega Volviamo se ne va la... come si chiama? Se ne va la pioggia. Quindi, potenzialmente, il suo Gallade potrebbe darci problema. Se manda in campo Eadran, io switcho su Toxicroak. Va direttamente su Eadran. Si fa rompere da solo il palloncino. Bam. Danni. Ora Gallade probabilmente ha una mossa, un close combat che penso dovremmo incassare, perché su Swampert è comunque abbastanza bulcoso. Perciò sì, possiamo farlo, possiamo farcela. Gallade che ha il 4% di vita. Ora il fatto è Waterfall 120, oltraggio 120, meglio fare Waterfall onestamente. Perché nel caso avesse la malsana idea di switchare. Drain Punch ci fa il 41% e noi possiamo buttare giù con un Waterfall. Quindi è GG. Due vittorie, anche se ora era un forfeit. Quindi questo team gira abbastanza bene. Ed è un Rain che mi sta piacendo. Potrei dire prendere ispirazione per fare un Rain Team mio. Dato che io sì, l'ho fatto un mio Rain Team. Ve lo faccio vedere subito. Si chiama Olympic Swimmers ed è così. C'era Greninja, ma non lo vedrò. Cioè, era proprio una cosa buttata lì. Poi ho detto: potrei metterci Kingdra, potrei metterci qualcun altro forte, potrei metterci Kingdra o Tundurus con tuono. E alla fine mi arrivò questo team che io amo, la follia. Anche se farei Politoed un po' più resistente, farei modificato Kingdra e non sarei tanto sicuro su Toxicroak. Comunque andiamo a fare un altro test con questo bellissimo team. Allora, un team un po' più underrated e fun, che inizierà probabilmente con Vivillon, mi aspetto io. Perciò, Vivillon, possiamo iniziare a mettere la pioggia, diciamo. Perché con la pioggia sopra, quell'Altaria è bloccato completamente dal nostro Ferrodor. Quel Doublade potremmo, diciamo, meleggiarlo con Iron Fist sempre. Mettiamo le video roccia, no, perché ha Espeon. Quindi possiamo fare un bel knock-off e minacciarlo con un bel knock-off. Facciamo iniziare il timer così non abbiamo problemi del genere. Che tipo che stia ore a scegliere la mossa. La Doublade ha un sacro spada e ci potrebbe fare danni. Però anche Furtivombra e con Jupiter non posso incassare. Quindi dovrei andare di knock-off per forza. Va nuovamente tanta spada. E Volcondensa va giù. Probabilmente adesso andrà di... come si chiama? Sacred Sword. E noi mandiamo un campo Toxicroak perché può recuperare vita. Può incassare bene. Brick Break. Recupera tanta vita e lo minaccia con un bel terremoto a questo punto. Che gli fa molti danni. Gli fa molti danni perché non ha più level condensa. Una volta che level condensa, un po' con quella level condensa, hai un grande guadagno. No! Incassa. Però
adesso Shadow Sneak non dovrebbe buttare giù Jupiter, spero. Altrimenti ho fatto la cavolata più grande della mia vita a buttare in campo Tundurus così. Non ci butta giù, esatto. Tuono abbastanza per shottarlo. Sono contento, era un problema con quell'attacco speciale triplicato e non volevo rischiare di buttare giù, diciamo, il mio Swampert. Dovrei fare un bello sweep di Swampert adesso che vedo il suo team. A levare Lanturn, onestamente, si potrebbe anche fare. Lanturn che probabilmente manderà in campo adesso. No, manda in campo Espeon. Io ti faccio un altro tuono, onestamente. Bam, 90% paralizzato. Ed è... fa un Upside Shock. Ok, con i Pokémon paralizzati c'è una grandissima voglia di Mega Evolversi, di approfittarne per Mega Evolversi, diciamo. Perché il difetto principale di Mega Swampert è che ha bisogno di un turno prima di poter avere tutto quell'enorme boost in velocità. Ok, anche Espeon va giù. Cosa entrerà adesso in campo? Probabilmente un Vivillon. Me lo aspetto Vivillon. Che tra l'altro Vivillon con Hurricane gli dà anche... mi piace anche avere questa pioggia in campo, diciamo. No, manda Medicham. Ora, cosa vuole fare con Medicham? Vorrà attaccare, però non abbiamo un Rocky Helmet. Sperando che non abbia calcio in volo, che vada di fake out. Eccolo là. Doppio danno per te. E noi possiamo mettere l'Elevito Roccia, perché con l'Elevito Roccia Vivillon è un Pokémon mezzo morto. Train Punch ci butta giù. Però, noi possiamo mettere per l'ultima volta la pioggia. E dico per l'ultima volta perché poi c'è lo sweep più totale dopo i miei Pokémon. Potete idropompa in caso per fare danni ignoranti. Ignorantellissimi, ignoranti. Sperando di non missare. Noi di Drain Punch noi lo incassiamo e con idropompa gli facciamo un 100% shottando Medicham. Ullala, questo attacco speciale. Lanturn contro Lanturn. Ci buttano giù un colpo, probabilmente c'ho sfida. No, non c'è sfida, però facciamo ipnosi. No, non facciamo ipnosi, facciamo psichico, facciamo i danni più grandi che possiamo. Psichico. Allora, riusciamo a fare uno psichico. Poi possiamo fare un focus energy, focale energia su Kingdra. Psichico, 22%, diminuisce la difesa speciale e va di gelo raggio. Lo so cosa sta cercando di fare, sta cercando di installarci la pioggia. Cercando di installarci la pioggia, non è una cosa che mi piace. Andiamo su Kingdra, subito. Subito. Ice Beam, 16%. 4 turni rimanenti di pioggia. Focus Energy, subito, sperando che non abbia il tuo onda. Perché se ha il tuo onda è un problema. Protezione ci regala la Focus Energy. 100% di possibilità di critico. Draco Meteor che fa i danni enormi contro tutti i suoi Pokémon. Attacco speciale diminuito, ma abbiamo altri attacchi con critico. Abbiamo una velocità che fa invidia anche a un Mega Sceptile Mega Voluto. Quindi Kingdra adesso può mettere lo sweep. Altaria è immune alle mosse di tipo drago, però grandissima lode a chi ha fatto questo set. Flash Cannon è super efficace su Altaria. Oh, non si è mega voluto. Non si è mega voluto. Però adesso con quel drop di difesa speciale possiamo buttare giù un Flash Cannon. Aveva previsto il Flash Cannon. Bravo. Complimenti. Complimenti. Buttato giù, critico. Adesso manderà in campo. Vabbè, anche se non avessi fatto quel drop, avrei potuto poi mandare in campo e sweepare. Andare in campo poi di sweepare con questo qui, che ha un bellissimo terremoto. Draco Meteor nuovamente. Buttato giù Vivillon. GG. Sweep di Kingdra, bellissimo sweep di Kingdra tra l'altro. Quindi come al solito vi ringrazio per la visione con questo quarto episodio del Fan Showdown. Vi ricordo che potete lasciarmi team in descrizione e come al solito continuando a dare un tocco di Mr. Battling, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.